La domanda è semplice. Facciamo un partito. Perché fare un partito? Noi abbiamo vissuto un'esperienza bellissima, esaltante. A ottobre dell'anno scorso abbiamo costituito un'associazione di promozione sociale e con questa associazione di promozione sociale abbiamo depositato presso gli enti locali della Regione Siciliana un progetto di legge di iniziativa popolare. Abbiamo utilizzato per questo l'articolo 12 dello Statuto. Il 27 marzo del 2014 è diventato un disegno di legge. Praticamente questo disegno di legge, che ha un titolo bellissimo, Progetto Sicilia per la moneta siciliana grave. Questo progetto di legge è diventato un disegno di legge. È diventato un disegno di legge, ma questo non è bastato. È importante ricordare quali sono gli obiettivi che si pone questo progetto. Uno, realizzare la piena occupazione. Il secondo punto del progetto è dare un reddito a tutte le famiglie in stato di povertà assoluta. Un altro punto importante di questo progetto era realizzare le infrastrutture che mancano in Sicilia. Quindi l'obiettivo era lavoro, reddito sociale e realizzare le infrastrutture. Se non si può cambiare il corso socio-economico della Sicilia in queste condizioni, in una situazione normale, dobbiamo avere il coraggio di pensare a delle situazioni non convenzionali, situazioni diverse, anche fantasiose, anche rischiose, anche folli, anche utopistiche, ma bisogna pensare a delle situazioni diverse. Diceva Einstein, se continuiamo a fare le stesse cose non possiamo augurarci che le cose cambino. Io quindi suggerisco di esaminare, di valutare la possibilità di fare un partito politico che si chiami Progetto Sicilia, che si presenti alle prossime elezioni regionali e finca per governare la Sicilia nell'interesse della Sicilia e dei siciliani. Grazie. Cioè dunque Giuseppe Pezzina ha fatto sì, in due anni di studio con altre persone molto capaci, di creare un puzzle che oggi io ritengo sia un'arma che noi siciliani abbiamo in tasca per combattere questi animali che prima o poi ci porteranno alla fame. Dunque noi siamo qua, vogliamo capire anche da parte vostra, tutti insieme, secondo voi quale sia la strada percorribile per far sì che il Progetto Sicilia diventi una legge regionale della regione Sicilia. Grazie. Non ci sono altre riuscite per quanto riguarda far diventare il progetto di legge, l'iniziativa popolare legge. Abbiamo fatto sciopero della fame, abbiamo fatto l'incatenamento davanti alla regione, abbiamo portato una bella denuncia, ma è un bigliettino da visita per fargli capire alla gente che noi siamo sempre vivi. Il progetto Sicilia parte invece con dei contenuti. E non è un partito, cioè nasce come un progetto che voleva essere lasciato in mano a dei politicanti che operassero nell'interesse della collettività. Io che peraltro ero completamente contrariato a prendere posizioni di partito perché ero disinteressato, perché come tutti i ragazzi, comunque tutte le persone, ovviamente si è creato questo distacco.
Quindi su questo presupposto non è un partito così che poi magari parla e non fa nulla, e quindi io mi ritrovo a dover affiancare queste persone a sostenere questo progetto, perché mi sono reso conto che oramai non c'è più nulla da fare, dico, se non ci muoviamo noi, per quanto oramai siamo anestetizzati, siamo stanchi, non crediamo più a nessuno. Questo è appunto un punto di partenza, è un tentativo, probabilmente forse l'ultimo che stiamo facendo, perché abbiamo visto anche che a livello di associazione abbiamo avuto dei ritorni, però effettivamente quando c'è il fatto di concretizzare qualcosa, troviamo il muro finale, che era quello del politico che diceva no. E quindi a questo punto io non posso che sostenere questa idea, demando a voi il parere. Grazie. Noi conosciamo bene in realtà il progetto Sicilia, perché lo seguiamo da tanto tempo, però la maggior parte dei siciliani, la stragrande maggioranza, non è a conoscenza, non sanno dell'arma che hanno, che possiedono per poter riscattare la loro dignità. Quindi io credo che ognuno di voi, anche chi non è venuto oggi perché è stato impedito, possa fare molto, moltissimo per allargare a macchia d'olio quello che è il progetto Sicilia dappertutto. Ognuno deve fare un piccolo sforzo per fare di più, perché ci metteranno i bastoni tra le ruote, perché faranno di tutto per oscurare quello che è la potenzialità di questo progetto. La determinatezza di ognuno di noi nel voler diffondere, nel fare qualcosa per allargare, per dare la massima diffusione a questo progetto. La strada è in salita ed è troppo difficile, però quando uno diventa tra virgolette politico, già automaticamente ha un alone di sfiducia intorno, quindi diventerebbe quasi impossibile, secondo me, far passare quel messaggio di onestà, di umiltà, di chiarezza ai siciliani. Noi dobbiamo fare un partito, ma il partito del 51%, non il partito del 5%, perché anche ci siamo, facciamo tutto. Perché no, visto che dobbiamo caricarci di tutto, ma carichiamoci di tutto. L'unico problema che noi ci dibattiamo è questo: avere delle idee chiare, cioè dei punti che non siano ideologici ma che siano aderenti al reale. Quindi la moneta al centro, la moneta di proprietà dello Stato e dei cittadini come primo punto ineludibile, senza il quale è inutile parlare di tutto il resto. Il progetto Sicilia sposa appieno questa cosa qua. Quindi ecco, la chiarezza, diciamo, la semplicità dei contenuti, e questo mi sembra che c'è. Secondo, attenzione, che quando si entra nel mondo della politica, non personalizzate, cioè chiarite i contenuti e poi le idee devono camminare da sole, senza personalismi, devono essere idee chiare che aderiscono al reale, come sono quelle che voi avete. In questo modo penso che sia questo il momento, l'unico momento ideale. Semplicemente volevo dire che sposo in pieno la sua tesi, perché l'unica maniera, secondo me, per uscire fuori da tutto questo è veramente metterci noi a lavorare. Grazie di tutto. Un partito politico o un movimento che già di fatto esiste, va strutturato, personale, ma di fatto esiste, perché Progetto Sicilia forse è l'unica operazione movimentale che c'è stata in Sicilia che abbia fatto qualcosa e che non si sia limitata a dire, cioè a esprimere quello che si osserva, come se noi non fossimo in questo ambiente. Grazie. Il problema siamo noi. Un uomo vale quando lui si fa valere. Noi siamo un popolo che basta un caffè e una pizza e che abbiamo dato tanti uomini. Cambiamo noi e abbiamo la speranza di cambiare qualche cosa.
È chiaro che tutto questo deve essere portato avanti con delle idee e il partito politico, il movimento debba nascere affinché questo possa essere portato avanti. Nel momento in cui ci si impegna nella politica, la più grande urgenza insieme alla lotta per il progetto Sicilia è questa: evitare che venga completamente svuotata, riportare il consenso a quello che veramente è la persona, il singolo cittadino che ascolta il dottore Pizzino, ascolta Paolo, dice sono d'accordo, darò un consenso a questa idea. Quindi vi ringrazio molto e spero che potremo lavorare molto alacremente agli obiettivi che ci siamo portati. Grazie. Abbiamo messo sul tappeto un progetto, abbiamo intenzione di non lasciare niente di intentato perché questo progetto faccia l'ultimo miglio. L'ultimo miglio che è quello di entrare in aula, di essere esaminato e di essere votato. Quindi comunque, partito o non partito, noi l'ultimo miglio lo faremo. Lo faremo nelle forme che siamo abituati a fare. Diciamo da siciliani carichi di entusiasmo. Quindi lo faremo, l'ultimo miglio lo faremo, non lasceremo nulla di te. Quello che abbiamo voluto realizzare stasera qui è un punto di discussione. Incominciamo. Oggi ne abbiamo parlato, per noi era importante e avere tanta partecipazione sicuramente è stato un successo. Grazie per essere venuti, grazie per la vostra attenzione.